Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di capelli. Infatti vi volevo recensire quest'olio qui di Kerastase che ho appena finito. Questo si chiama Elixir Ultime, che è l'olio, diciamo, originale di Kerastase. Infatti poi dopo nella loro gamma, nella loro linea, ne troviamo altri che tra l'altro io ho, quindi magari poi vi farò dei video confronto, però intanto questo qui è quello originale, quindi quello giallo. Allora, sono 100 ml di prodotto per un paio di 18 mesi, il prezzo varia, quindi non ve lo so dire perché lo potete trovare in vari siti, appunto, e su ogni sito il prezzo è diverso, poi comunque magari si trova sconto, però costicchia più o meno, diciamo, una media di una trentina e forse qualcosa di più di euro. Questa boccetta da 100 ml mi è durata, diciamo, 6 mesi e io l'ho utilizzato tutte le sere prima di andare a letto e non sempre, però spesso la mattina, quindi comunque applicato più volte al giorno perché mi aiutava sicuramente a rendere sia più luminosi i capelli che a dargli un attimo un senso, perché io ho dei capelli super crespi e quindi poi sembro una pazza. Invece una volta applicato l'olio, dopo ritornano un attimino per bene in forma. Allora, qui dietro c'è scritto: olio sublimatore di luminosità multiuso per tutti i tipi di capelli, arricchito con olio sacro di marula o marula. Applicare 1-2 pressioni sui capelli umidi asciutti senza risciacquo. Dunque, allora, per tutti i tipi di capelli? Sì, io ho i capelli secchi, ma la cute grassa, ovviamente poi sulla cute non lo sono mai andata ad applicarlo, però comunque applicato su tutta la lunghezza, devo dire che dovete stare un po' attenti perché se ne mettete più di due pressioni, due pump come si dice, tende ad ungere il capello, però comunque dopo un po' va via, quindi comunque poi lo potete riapplicare la sera se fai conto l'avete applicato la mattina, perché non vi sporca i capelli. Io l'ho solo utilizzato da capello asciutto, perché ho letto su un gruppo Facebook di capelli, non so se sia vero, quindi prendete questa cosa con le pinze, anzi se lo sapete fatemelo sapere sotto nei commenti, che l'olio applicato prima della messa in piega frigge il capello, lo brucia. Non lo so. Comunque io nel dubbio, appunto, l'ho sempre applicato dopo a capello asciutto, cioè per esempio potrei applicarlo benissimo ora. Questo olio qui ha anche la funzione di proteggere il capello dal calore, quindi comunque anzi in realtà dovrebbe fare tutt'altro che friggerlo, però vi ripeto non lo so, io ho paura e quindi ho sempre preferito attenermi un po' a questa cosa perché forse potrebbe avere un senso: olio, calore, frittura. No, la profumazione è molto piacevole. Ah, che buona, sa di violetta, mi sembra la fragranza sia di violetta, e comunque persiste, quindi dopo in effetti il capello lo sentite profumato, per quanto un'oretta, non di più a dire il vero, dopo un po' comunque va via. Ed io, se vedete, ho i capelli appunto molto decolorati qui, quindi erano molto molto opachi. A fare questo tipo di, chiamiamolo trattamento, perché come vi ho detto lo applicavo 2 volte al giorno, adesso è finito, devo dire che vedete il mio capello, nonostante sia il biondo, e biondo tende a riflettere meno la luce rispetto a un capello moro, castano, però è piuttosto luminoso, e nonostante sia appunto così decolorato, vedete com'è luminoso. Adesso non ce l'ho, non l'ho messo, però quindi utilizzato come trattamento proprio ha aiutato a risanare un capello opaco e spento. Se però avete capelli corti, capelli che appunto hanno una cute grassa, ve lo sconsiglio, magari ve ne consiglierei un altro più volentieri, però ve ne parlerò in un secondo video perché adesso volevo fare più che altro una recensione di questo qua. Ripeto, va bene a tutti i tipi di capello, ma preferibilmente, siccome va a lavorare sulla luminosità, sull'anticrespo, su un capello da medio a lungo come il mio, perché se avete il capello corto, a meno che non l'abbiate particolarmente secco, allora ok, ma se no ve lo sconsiglio. In questo momento mi sento di dirvi che questo è l'olio che veramente ha aiutato il mio capello spento, opaco e decolorato
a essere più luminoso e quindi a riprendere un po' di vigore, perché prima di utilizzarlo erano veramente molto molto spenti, invece adesso finalmente hanno recuperato un po' di luminosità. Poi va da sé che questo prodotto da solo non serve a niente, nel senso che dovete comunque utilizzare dei buoni shampoo, balsamo, trattamenti, curarli un po' i capelli se li volete veramente luminosi e splendenti. A questo punto, ragazze e ragazze, il video termina qui, molto breve, me ne rendo conto, però c'è poco da dire perché comunque è solo un prodotto, è solo un olio, però mi è piaciuto molto, non lo ricomprerò in questo momento perché ne ho un altro, sempre della Kerastase da aprire, da provare, quindi comunque andrò a finire quello, poi magari farò un quello versus questo, così li potremo confrontare insieme. A questo punto però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, lasciate un like di supporto al video. E a presto, bye bye! Io non vi vorrei dire, ma so se vi piace il mio outfit. Spero di sì, perché è il mio pigiama.